Benvenuti adoratori del bug, bentornati sul canale. Allora, siamo morti male in 9 minuti e pochi secondi nello scorso episodio con Ventolana. Riproviamo un'altra volta. Non mi do per vinto, voglio vedere se riesco a superare almeno, non dico tanto, ma almeno 24 ore, quindi una giornata intera. Molto probabilmente la mia esperienza in questo gioco non è a sufficienza per riuscirci, però allora rivediamo le ultime sfide, quindi Diari, Nasberla, Trasalba, Respawna, Ventolana, numero 4, è durata 15 ore e 32 minuti, praticamente mezza giornata. Vabbè, quel che è, andiamo avanti, sopravvivenza, nuovo, intruso come al solito, conferma, donna, e solito, macchina efficace. Il tuo corpo si è adattato a queste arde condizioni, ora consumerà il 10% di calorie in meno. Mi sembra la migliore, poi magari nei commenti consigliatemi voi. E percepiamo due gradi in più di temperatura, quindi conferma. A sto giro depenniamo Ventolana, che mi sono dimenticato dal quadernino. E la prossima vediamo un po'. La chiamiamo, questa secondo me durerà ancora meno di 15 ore, la chiamiamo Recchia. Recchia, tentativo numero 1, 2, 3, 4, numero 5. Vai Recchia, sei tutti noi. Speriamo. Cosa ci dice? Non è il più forte di una specie a sopravvivere, né il più intelligente, è invece colui che meglio si adatta al cambiamento. Oh, è notte! Ma che sfighissima! Dove siamo? Allora, c'è una corda super lunga. La corda super lunga. Qua c'è un cocuzzo, lo vediamo un po'. E salimi. Salisci. Dove cavolo siamo qua? Siamo alla Valle delle Ceneri e buonanotte. Qua dureremo davvero, ma davvero poco. La riconosco perché ci sono tutti quegli alberi lì. E io da qua, questa, come dicevo nello scorso episodio, questa mappa non la conosco per nulla. E non so davvero dove diamine andare. Allora, io proporrei. Abbiamo due possibilità. O andiamo su per la corda, o andiamo per di qua per il ponte. Il fatto è che non so neanche dove siano le uscite da questa mappa, quindi mi sa che questo episodio, come quello precedente, durerà poco. Andiamo su per la corda. Anche se non mi sembra una buona idea, a dir la verità. Perché consumerebbe comunque una fracca di energie, no? Andiamo giù per. Siamo messi anche male. Andiamo giù per il ponte. Non è una buona idea correre su un ponticello di questo genere, ma. Io non so proprio dove andare. Perché l'ho visitata solo un paio di volte questa mappa, a dir la verità. Quindi. Davvero non mi so orientare. Tanto qua c'è una grotta, vediamo se troviamo qualcosa di buono. Magari un orso. C'è nulla. Porca di quella porca. Almeno non c'è una tempesta. Sta venendo giorno comunque, ragazzi, quindi. Là ci si può arrampicare, di qua si può scendere in qualche maniera.
Forse si può scendere. Ce la rischiamo? Al massimo si crepa male un'altra volta. Mo? Di qua? Aia, ecco. Tanto per. L'ho presa male. Ecco, lupo. Incazzatissimo. Non possiamo correre. Raga, niente, dai. Anche questo episodio è due lupo. Uno davanti e l'altro di dietro. Gamba di legno pietro. Porca di quella porca. Sì, vabbè, però qua non è che. Allora, quello che voglio dire. Non dipende tanto anche dalla capacità del giocatore, di chi ci tenta. Vabbè, in questo caso ho fatto un errore perché mi sono buttato giù da mezzo crepaccio e mi sono slogato praticamente tutto lo slogabile, ci mancherebbe. Però qua va anche a sfiga, cioè anche a fortuna di iniziare bene una partita. Perché diciamoci la verità. Non mi ha spawnato in 5 tentativi, non mi ha spawnato nemmeno una volta in una mappa che conosco bene. Che poi è la mappa che, da cui si inizia, da cui si inizia quando si inizia a giocare a questo tipo di giochi, cioè Mystery Lake. La mappa che conosco bene, molto bene. È quella più semplice, quella più facile, no? Per modo di dire. Cioè, è possibile che è stato previsto di spawnare in modalità intruso solamente a Timberwolf Mountain, Desolation Point e le ceneri. Allora, qua questo è un vicolo cieco. Andiamo di qua. Allora, dovrei. Forse sto. Riconosco il fiume. Quindi se non è di qua, è di là, ci dovrebbe essere una capanna. In teoria. Vediamo se ci va bene. No, sono sicuro che c'è una capanna da queste parti. I lupi non ci mollano. No, ci dovrebbe essere davvero una capanna qua. Ma davvero? Mi sto confondendo con qualcos'altro. No, no. Qua è il fiume che attraversa il Canyon delle Ceneri. Ci deve essere per forza una capanna. Allora, vediamo se riusciamo a eludere i lupi. Lo trascino un po' da questa parte. Adesso sarà difficile arrampicarsi qua, eh. Prendiamoci un secondo veloce. Per fortuna non c'è. C'è un po' di visibilità, quindi. Vista offuscata, fra l'altro. Ok, forse il lupo siamo riusciti a. No. Però devo vedere se c'era la capanna. Al massimo ci crepo un'altra volta con il lupo. Non la vedo a colpo d'occhio. Ecco, adesso ci attacca, dai. Abbiamo capito. Boh, siamo morti un'altra volta per il lupo. Vabbè, oh, raga. Non so che dire. Due volte. Mi sono. Incredibile. Incredibile. Mi sono. Sono riuscito a liberarmi.
Mi ha morsicchiato tutta quanta, però. Adesso stiamo sanguinando, abbiamo una caviglia slogata. Ok, lascia il Canyon delle Ceneri. Ok, mi ricordavo più o meno bene come si faceva uscire da sto posto maledetto. Timberwolf Mountain, perfetto. Allora, il problema però è che non abbiamo niente per curare la cosa. Le condizioni non sono due caviglie slogate, tutte e due. Assideramento, assideramento, dolore, dolore, ovviamente. Il rischio di congelamento, però forse considerando il fatto che siamo a Timberwolf Mountain, questa la mappa la conosco abbastanza, e c'è luce, non c'è tempesta come nello scorso episodio, forse riusciamo a raggiungere la capanna del cacciatore, forse, e da lì vedere un po' che cosa riusciamo a combinare. Ovviamente, sicuramente non avremo possibilità di curarci perché non troveremo bende. Ci sono sicuro. Dovremmo provare a vedere se riusciamo a raccogliere dei funghi, delle bacche, delle rose canine, insomma, e dei licheni. In modo che se siamo anche un minimo, ma lo dico un minimo, fortunati. Forse riusciamo a trovare dei fiammiferi, fare delle tisane e curare queste ferite. Forse. Andiamo su di qua. La vita sta calando praticamente a vista d'occhio. Vedete in basso a sinistra? E sta calando anche la nebbia, maledizione. Dai, per favore. Non ci credo, non ci credo, ce l'ha proprio con me. Dai, la nebbia. Un orso, ma non è possibile. È un incubo, eh? È lontano, forse riusciamo a superarlo senza farci scorgere. Stiamoci lontano il più possibile. Ok, questa grotta qua me la ricordo, ci sono dei funghi lì, però non me la rischio perché c'è l'orso troppo vicino. Penso che sto andando nella direzione corretta. Qui c'è il crepaccio, da cui si vede un pezzo di motore, se non sbaglio. Però per ora non andiamo a dare un'occhiata, dovrebbe essere quello, il crepaccio. Allora dei licheni e cominciamo a raccogliere dei bastoncini nella speranza di trovare dei maledetti fiammiferi. Abbiamo già ottenuto un bellissimo e fantastico lupo. Ma porca di quella porca. Forse riusciamo a evitarlo. La capanna del cacciatore è là in fondo, la vedete? Dicevo, siamo riusciti a ottenere un fantastico perk debuff negativo alla salute. Vedete, in basso a sinistra c'è un trattino rosso.
Quello significa che non si può eliminare. La salute non salirà mai più, salirà più di quel livello. Perfetto, un po' di qualcosa c'è. Ferraglia mi dai, no. Buona buona, guantoni. Guanti da lavoro, ma vabbè, accontentiamoci. Prendo carbone, perfetto. Allora ce li mettiamo subito addosso. Ok, ha ammazzato la cosa il cervo, l'avete sentito? Non possiamo correre. Raccogliamo qualche sassolino. E se troviamo un paio di conigli. Allora, qua dovremmo avere. No, non ci sono né funghi né bacche da queste parti. Incrociamo le dita, raga, perché qui abbiamo bisogno veramente di tanta fortuna. La baita del Montanaro, avevo sbagliato nome, io l'avevo chiamata baita del cacciatore. Il segaccio, il giornale per fare cose, diario dell'alpinista. Arrivato alla base di Timberwolf Mountain, sembra che ci sia qualche bella fenditura, come diceva Clay. Sistemerò la corda in cima e mi arrampicherò su qualche bel masso prima che arrivano gli altri, speriamo presto. 6 settembre. I miei amici non sono ancora arrivati, si saranno persi? Stanotte mi ha svegliato un rumore assordante, c'erano fiamme in cima alla montagna, è l'aeroplano che è caduto. Sono andato a controllare ma il tempo è peggiorato e non sono riuscito ad arrivare fin là. 7 settembre, giornata limpida, sono uscito di nuovo. Ho trovato delle casse di metallo, sembrerebbero state scaricate da un aereo. Fumo sulla cima del monte, c'è ancora, cercherò di raggiungerlo per capire cosa succede. Praticamente non è altro che l'aeroplano che si è schiantato contro la montagna, che fa parte della lore del gioco. C'è una merendina, un libro di cucina, ottimo, non male. Qua ci dovrebbe essere un gilet imbottito, non è di sicuro niente di che, ma comunque ecco, stiamo incominciando a crepare. Niente. Una corda non mi interessa, kit da cucito. Fiammiferi ragazzi, fiammiferissimi. Ma che fortuna, accendi subito. Accendi subito. Giornale, bastone, vai. Il fuoco, comunque il calore già ci rallenta un attimino la perdita della salute, quindi... No, ti prego, no. No, accenditi, non abbiamo le esche. Maglione. Dossa, dopo vediamo come impostare le cose. Accendi. Ah no, le esche. Fanne una, 5 minuti. Guardate la vita come scende. Non ci credo. Non ci credo. Allora, siamo stati... sono sceso giù dal crepaccio malamente e ci siamo scavigliati tutte e due le caviglie. Poi, cercando di scappare dal lupo, ci siamo fatti mordicchiare male. Siamo durati veramente poco, con Recchia non ce l'ha fatta. Vabbè, ritenteremo, questo era il tentativo numero 5, vedremo. Comunque piano piano stiamo migliorando. Ciao ciao a tutti.